ho scelto un po' di esercizi vari che ho pescato negli ultimi appelli. Venerdì anche faremo esercizi. Vi pregherei, se avete degli esercizi che volete che io faccia, fatemelo sapere il prima possibile. Non c'è ancora tanto tempo. Allora, come ieri, vorrei iniziare con un esercizio che, diciamo, così come è presentato non capiterà, però diciamo ha degli elementi che voi sapete e degli altri elementi che voi non sapete. In particolare questo esercizio è una domanda che qualcuno di voi mi ha fatto qualche tempo fa, insomma, quindi non è una cosa proprio del tutto campata in aria. Allora, l'esercizio è il seguente. Allora, è un integrale di una funzione apparentemente innocua, 1 sul coseno di x. Ecco, per fissare un po' le idee, diciamo che gli estremi sono 0 pi greco sesti, va bene? Allora, io vi ho già cercato di spiegare che è molto difficile capire subito la difficoltà di un esercizio solo guardando, diciamo, la complessità delle funzioni che ci sono in gioco, va bene? Se qui invece di 1 sul coseno di x ci fosse 1 sul coseno di x al quadrato, tutto sommato qui la funzione sembrerebbe più complicata, invece lì l'integrale sarebbe semplicissimo perché la primitiva di 1 sul cos quadro la sapete. Invece 1 sul cos x la situazione non è così semplice, va bene? Allora uno dice, ma come, ho studiato tanto gli integrali e non so trovare la primitiva, potete provare a fare qualche tentativo per parti, per sostituzione, non è così banale, non è così semplice. Cioè, sembra che uno ci metta più tempo di quello che ci dovrebbe mettere. Allora, in realtà questo tipo di funzioni, allora, questo tipo di funzioni cosa intendo? Allora, questa è una funzione razionale. Una funzione razionale è un rapporto tra polinomi, però diciamo la variabile non è x ma coseno di x. Se per esempio, non so, scrivete seno di x su coseno al quadrato di x più ancora sen x, anche questa è una funzione razionale in seno e coseno. Bene, che cosa vuol dire? Vuol dire che c'è un numeratore, un denominatore, poi ci sono una somma di prodotti con seno e coseno e là sotto la stessa identica cosa. Su alcuni libri trovate, non so, un'espressione tipo R seno di x coseno di x. Questo per dire, è una funzione razionale dove le variabili sono seno di x e coseno di x. Allora, noi per esempio abbiamo visto un algoritmo per integrare le funzioni razionali. Allora, esiste un algoritmo anche per integrare funzioni di questo tipo, va bene? E c'è un aggancio con le funzioni razionali. Bisogna trovare la sostituzione giusta, ma non è che uno se la deve trovare nel senso che gli deve venire in mente, cioè sono cose che si studiano. Se noi nel programma ci mettessimo anche queste, io vi direi come, qual è la procedura standard in questi casi. Se avete una funzione di questo tipo c'è una procedura da seguire, esattamente come per le funzioni razionali. Non lo facciamo perché un po' perché non c'è tempo e un po' anche perché se uno ha capito come si fanno le razionali, quando si ritrova una cosa del genere, sperando che non sia a un esame, va bene, ha tutto il tempo per trovare il metodo che deve seguire, e il metodo che deve seguire è una cosa analoga a una cosa che abbiamo fatto. Quindi la distanza tra una cosa che fate, che avete visto in questo corso, e questo esercizio non è così incolmabile, va bene? Voi troverete altre difficoltà con la matematica negli altri corsi, avranno a che fare con le cose che abbiamo fatto, spero, in analisi 1 e 2, probabilmente non è esattamente la stessa cosa che avete visto a lezione, ma lo stacco dovrebbe essere non così difficile da fare anche da soli, va bene? Che lo sapete benissimo, in una preparazione, in un corso di universitari, non, è impossibile che ogni corso sia esauriente sull'argomento che svolge, quindi una parte della vostra preparazione è fatta con quello che voi imparate nei corsi. Poi, diciamo, ci saranno altre difficoltà che hanno a che fare con le cose che avete imparato in quei corsi, che però dovrete, diciamo, studiarvele da soli. Una parte dello studio che fate all'università è studio autonomo, va bene? Non è che siccome il prof non l'ha fatto io non lo devo sapere. Non prendete questo atteggiamento, perché è un atteggiamento sbagliato. Sbagliato perché va a vostro danno. Quindi ogni volta che voi trovate qualcosa che è simile a una cosa che avete fatto ma
non esattamente la stessa cosa, potete un po' ingegnarvi per cercare in rete, adesso veramente si riesce a trovare informazioni anche di questo tipo facilmente. Una volta era più difficile, dovevi andare in biblioteca a cercare i libri, adesso è un po' più semplice. Allora, come si fa in questi casi? Allora, in questi casi si utilizzano delle formule di trigonometria che, quando uno le ha viste a trigonometria, bah, insomma, era l'ennesima formula che ti propinavano, non aveva molto senso. Va bene? Invece qui, in questo caso, ha senso. Allora, quali sono queste sostituzioni da fare? La sostituzione da fare è utilizzare una nuova variabile, si chiama t, che è la tangente di x mezzi. Già qui capite che le cose andranno un po' per le lunghe, perché tangente di x mezzi, insomma, ci sono tutte le formule di bisezione che uno non è che si ricorda tanto bene. Allora, però, che cosa bisogna? Dobbiamo capire un po' il concetto, non ricordarsi la formula, capire un po' il concetto di questo tipo di sostituzione, perché questo tipo di sostituzione funziona. Poi magari adesso lo vedi e poi te lo dimentichi, ma quello che devi capire è perché una sostituzione così è efficace. Perché tutte queste funzioni trigonometriche, sapete che coseno, seno e tangente, c'è un certo rapporto tra di loro, no? Coseno e seno, per esempio, sono legate dal fatto che il coseno è quadrato, che il seno è quadrato è uguale a 1. La tangente, il rapporto tra seno e coseno, sono tutte relazioni, diciamo così, tra virgolette, polinomiali. Il coseno di x, per esempio, rispetto a questa funzione qua, è 1 meno t quadro diviso 1 più t quadro. Va bene? Queste sono le formule, quelle che si chiamano formule parametriche. Probabilmente, quante le hanno viste? Qualcuno ha mai visto questa, le formule parametriche a trigonometria? Alzino la mano, quanti ne hanno sentito parlare? Ecco, pochissimi, va bene? Diciamo, non è che perché non hai mai sentito parlare è una cosa che non sai e basta. Adesso io ti spiego perché questa cosa qui funziona, poi non sto a fare tutti i calcoli, ti dico, guarda, in questi casi si agisce così e nel fare la sostituzione diventerà una funzione razionale e a quel punto puoi applicare quello che hai studiato ad analisi matematica. Allora, adesso dico anche quella per il seno, anche se qui non c'è, non serve, è 2t su 1 più t quadro. Quindi la strategia qual è? Tu hai una funzione razionale nel coseno e nel seno, sostituisci al coseno e al seno queste espressioni, bisognerà anche sostituire il dx, vediamo un po' come si sostituisce il dx, questo è un esercizio utile. Allora, questo sarebbe arco tangente di t uguale a x mezzi, e quando calcolate il dt, vi verrà 1 su 1 più t quadro del t uguale a dx mezzi. Quindi questo vuol dire che il dx che dovrete sostituire verrà due volte 1 più t quadro. Allora, che cosa vuol dire? Adesso non stiamo a fare il conto, tanto adesso ve lo farò in un'altra maniera. Prendete queste espressioni e sostituite qui dentro e capite che nel momento in cui farete la sostituzione, al posto del coseno ci mettete questo, al posto del seno ci mettete questo e al posto del dx ci mettete questa espressione qua, quello che verrà fuori potrà essere anche complicato, va bene? Però verrà fuori una funzione razionale. Se questa è una funzione razionale di seno e coseno, se fate questa funzione verrà fuori una funzione razionale. Poi, vabbè, a quel punto scatterà l'algoritmo per risolvere, per integrare una funzione razionale, va bene? Ma quindi, diciamo, la distanza che c'è tra questo esercizio e quello che abbiamo fatto è piccolissima. Bisogna fare questa funzione e non è una, diciamo, soluzione, diciamo così, geniale. C'è tutta una classificazione degli integrali. Se quella integrale ha quella forma, si fa così, va bene, non è che te la devi inventare, si fa così. Quindi sostituisce dentro, quindi l'esercizio diventerebbe fattibile se io ti dessi l'esercizio e ti dico, guarda, devi fare questa sostituzione. Poi da quel punto in poi, fare la sostituzione devi saperlo fare. L'integrale, la funzione razionale, lo devi saper fare, l'integrale viene, si fa. Ma comunque viene un po' di conti, va bene? Provate a farlo in questa maniera, vedete un po' cosa viene fuori. Volevo farvi vedere in un'altra maniera, tanto per farvi capire che quello che sapete, se lo riorganizzate un po', potete fare anche un esercizio del genere, va bene? Un esercizio vuol dire, se ve lo se questo vi capita in un altro corso, uno dice, ma come si fa? Se mettete a frutto le cose che avete imparato, anche se proprio non è un esercizio che direttamente potete fare, ce la potete fare.
Allora, che cosa bisogna usare per fare, per esempio, questo integrale, se non volete fare questa strada qua? Allora, il coseno di x, allora, come lo potete scrivere? Beh, dunque, una maniera per scriverlo è anche questa, e alla x più e alla meno x metri. Allora, chi ve lo dice questo? Questa è una cosa che abbiamo fatto a, quando abbiamo fatto i numeri complessi. Quando abbiamo fatto i numeri complessi, e alla x era seno, scusate, coseno di x più i seno di x. Bene? E quando prendete e alla meno x, vi verrà coseno di x meno i seno di x. Va bene? Quindi, le funzioni trigonometriche coseno e seno si possono scrivere in funzione degli esponenziali complessi. Se fate la somma di questi due, vi verrà, questi vanno via, verrà due volte coseno, se dividete per due troverete questa formula qua. Questa formula qui magari così direttamente non l'abbiamo mai usata, ma è, che fa? Cioè, è esattamente una rivisitazione di una cosa che abbiamo visto. Sia il coseno ma anche il seno potreste ricavare in questa maniera: invece di fare la somma fate la differenza e dividete per 2i e ottenete il coseno. Quindi questo argomento qui è i numeri complessi con le integrali. Per adesso non era mai venuto fuori nessun rapporto tra queste due cose, e invece questo rapporto c'è, che uno quando spiega degli argomenti per convenienza, va bene, non so se per convenienza didattica o perché così le cose sembrano più semplici, uno separa gli argomenti, ma una volta separati e studiati singolarmente c'è un'altra operazione da fare, bisogna mettere assieme queste cose. Allora, che cosa succede qui? Allora, quello che succede è che voi potete adesso impiegare questa espressione qui per il coseno. Allora, proviamo a sostituirla e vediamo un po' che cosa viene fuori. In questo modo non è che perdiamo tempo, facciamo degli esercizi, in questo caso la guida è cosa fare in ogni momento, ve la dico io, va bene? Però i singoli passi, diciamo, tecnici, quelli li potete fare anche da soli. Allora, quindi qui si fa, allora, adesso suggeriamo la sostituzione. Allora, mettiamo e alla x qua, più e alla meno x. Allora, abbiamo sostituito questo, adesso dobbiamo anche sostituire dx. Dunque... quindi qui cosa stiamo facendo? Stiamo cercando di utilizzare una nuova variabile che è alla x, mettiamo t, facciamo così. Allora, questo è ancora così, va bene? Abbiamo fatto questo. Allora, da questo passaggio a questo, invece di avere il coseno, abbiamo degli esponenziali, va bene? E questo, una cosa così, anche senza gli esponenziali, l'abbiamo già visto facendo gli integrali direttamente. Ok, adesso facciamo la sostituzione, poniamo t uguale alla x e vediamo un po' che cosa viene fuori. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo ancora una volta è cercare di trasformare questa roba qui in una funzione razionale. Così ci siamo ricondotti all'esponenziale. Adesso ci sbarazziamo dell'esponenziale facendo la sostituzione t uguale e alla x. Vediamo un po' che cosa succede. Allora, dobbiamo fare la sostituzione. Fare la sostituzione non sapete fare. Mettiamo dentro t e alla meno x è il reciproco di t, e alla meno x è il reciproco di t. Poi devo sostituire anche il dx, dx lo ricavo da qui. Come posso fare? Questo sarebbe anche, diciamo, se invertiamo, questo sarebbe che il logaritmo di t uguale a x, e quando facciamo il differenziale questo varrebbe 1 su t dt uguale a i dx. Purtroppo adesso c'è di mezzo sta costante complessa, ma saranno dei conti che dovremmo fare con numeri complessi invece che con numeri reali, non fa niente. Allora, quindi dx, qui stiamo facendo la sostituzione, uguale a 1 su i t dt. Va bene? Quindi da questa soluzione abbiamo ricavato questo. Allora mettiamo tutto dentro qua, allora viene 1 su i t poi dt. Va bene? Allora qui possiamo cancellare. Dobbiamo anche, diciamo, sostituire gli estremi di integrazione. Dunque
Ma adesso per adesso li lascio così ancora nella variabile t, tanto poi ritorneremo con la variabile e alla x. Ma volendo si potrebbero anche sostituire. Quindi per adesso lavoriamo senza gli estremi, tanto poi ritorneremo alla variabile e alla x. Va bene, allora tiriamo fuori le costanti. 2i, i è un numero come tutti gli altri, li ho tenuti fuori. Il t adesso moltiplica, quindi 1 su t quadro più 1 in dt. Cosa è successo da qui a qui? Abbiamo fatto questa sostituzione un po' strana, ma tutto lo scopo di ogni sostituzione è quello di cercare, se possibile, di condurre l'integrale a una funzione razionale. Anzi, viene fuori una funzione razionale molto semplice, perché questo integrale di 1 su t quadro più 1 lo sapete fare, è l'arco tangente. E quindi la primitiva vi viene 2i arco tangente di t. L'arco tangente t sarebbe in realtà e alla x, e questo andrebbe valutato tra 0 e pi greco sesto. Bene? Ok? Quindi la, diciamo, il trucchetto è stato quello di ancora di fare una sostituzione, e la sostituzione funziona nel momento in cui riconducete l'integrale a una funzione razionale. Va bene? Quindi questo ve lo suggerisco io adesso in questo esempio una tanto, ma poi una volta impostata la soluzione, poi il resto è una cosa che sapete fare, svolgete e trovate quello. Adesso bisogna, diciamo così, solo valutare agli estremi, tutta la difficoltà è stata aggirata in questo modo. Però adesso le difficoltà che abbiamo aggirate in questo modo vengono fuori quando dobbiamo valutare la funzione. Come mai? Perché adesso la funzione non è arco tangente di un numero reale, l'arco tangente è un numero complesso. Come si fa? Allora, vediamo un po' che cosa è venuto fuori. Quindi è venuto fuori 2i. Allora, facciamo la sostituzione e poi parliamo anche di questo piccolo problema. Arco tangente di e alla i pi greco sesti meno arco tangente di 0 di 1, sì, sarebbe di e alla i 0 che fa 1. Allora, arco tangente di 1 non ci sono problemi, pi greco quarto. Il vero problema è adesso l'arco tangente di un numero complesso. Come mai? Allora, diciamo, le funzioni che avete visto con le variabili reali in realtà si estendono anche ai numeri complessi, va bene? Allora, abbiamo visto vari esempi di queste cose qua, per esempio l'esponenziale complesso. L'esponenziale complesso è con... diciamo qui x è un esponenziale, però questo qui si scrive in termini di coseno e seno. Quindi la variabile complessa è comoda perché permette di creare dei collegamenti tra funzioni che apparentemente non hanno nessun rapporto. Che cosa c'entra il coseno e il seno con un esponenziale? E allo stesso modo anche per l'arco tangente c'è un collegamento con le funzioni complesse. Adesso vi do la formula. Non ve la spiego, però vi dico qual è il collegamento. Allora, arco tangente di un numero complesso è un mezzo logaritmo di 1 più iz, anzi 1 meno, no, 1 più, e 1 meno iz. Qui c'è anche un mezzo. Va bene? Allora, adesso... anche questa formula qui la trovate quando, non so, su, per esempio, non so, su Wikipedia, cercate arco tangente, forse c'è questa formula, non sono sicuro, non ho controllato. Però, diciamo, questa è un'espressione dell'arco tangente non di un numero reale, bene, ma di un numero complesso, perché queste funzioni si possono anche definire sui complessi. Uno dice, ma da dove salta fuori questa cosa qua? Quando abbiamo visto, e questo l'abbiamo fatto, le serie, l'arco tangente, la serie di Taylor, ve l'ho dato, la serie di Taylor era una cosa fatta così, z alla 2n più 1, qui c'era 2n più 1, e qui c'era meno 1 alla n, e qui c'era n che va da, direi, da 0 a più infinito. Com'è che fai a definire l'arco tangente di un numero complesso? Sulla calcolatrice non ci sta.
Allora, perché la vera definizione di queste funzioni, arco tangente, seno, esponenziale, non è il simbolo poi che si usa, è questo, va bene, ma numericamente, come fai a calcolarlo? Come fa? Qual è la definizione operativa, diciamo, di quella funzione lì? Sono tutte fatte con queste serie qua. Quindi, diciamo, l'arco tangente in realtà è una definizione per questa serie qua. E la serie la puoi calcolare anche per i numeri complessi. Perché? Perché che operazioni sono coinvolte dentro? Delle potenze, delle divisioni, queste sono operazioni normali con i numeri complessi. Certo, poi ci devi fare anche la serie, vabbè, ma abbiamo visto qualche esempio di serie con numeri complessi. Vedete, la serie geometrica, abbiamo visto come si fa a fare anche il conto con numeri complessi. Quindi l'arco tangente definito in questa maniera, e così puoi fare i conti almeno quando z è in modulo minore di 1 tranne un paio di punti, la definizione è questa qui. Quindi ci sarebbe il modo per calcolare questo valore, basterebbe utilizzare questa espressione qui, che poi ha un'altra espressione che è un po' più comoda, anche se non sembra, che è questa. Perché se voi confrontate le serie del logaritmo e vi prendete la cura di fare questo conto, vedete che quando fate il conto con la serie del logaritmo vi verrà fuori esattamente questa serie qui. Quindi c'è un collegamento anche tra queste funzioni che uno ha visto in analisi 1 e le serie e i numeri complessi, perché attraverso le serie tu riesci a estendere, diciamo, il concetto di quella funzione anche per numeri che non sono reali, perché facendo la serie più dentro puoi mettere anche i numeri complessi. Allora, quindi uno dice, va bene, allora sono arrivato qui facilmente, adesso proviamo a fare il conto di quanto fa questo numero qua, e questo è un esercizio su numeri complessi. Perché? Perché diciamo, io ti fornisco la funzione da utilizzare e tu devi solo mettere dentro il numero e fare un conto con numeri complessi. Proviamo a farlo, che così facciamo un esercizio su numeri complessi. Quindi da qualche altra parte, anche se non l'avete fatto l'analisi 2, trovate che l'arco tangente è il numero complesso quando il modulo è minore o uguale a 1, perché questo è di modulo 1, si può calcolare in questa maniera qua. Adesso proviamo a fare il conto, proviamo a vedere cosa viene fuori di qua. Allora, quindi qui adesso il conto l'abbiamo praticamente fatto, basta ancora fare questo qui, che è 2 su i arco tangente di e alla i pi greco sesti meno pi greco quarti. Questo era il conto che c'era rimasto da fare. Quindi l'integrale alla fine è diventato molto semplice, però il problema è venuto fuori che adesso dobbiamo valutare una funzione che di solito usavamo sui numeri reali sui numeri complessi. Però abbiamo la formula. La formula, sapere la formula a memoria non è importante, va bene? Quelle formule che io vi do da studiare sono il minimo indispensabile, va bene? Poi ovviamente ce ne sono tante altre e nessuno, cioè, anch'io non me la ricordo questa qua, quindi basta sapere però che c'è una formula che lega i numeri complessi alla funzione arcotangente. Allora proviamo a fare il conto, e questo è un esercizio su numeri complessi. Dobbiamo fare 1 più iz diviso 1 meno iz, dove z è alla i pi greco sesti, e questo adesso diventa un esercizio su numeri complessi che dobbiamo saper fare. Allora, e alla i pi greco sesti, ricordo che pi greco sesti è 30 gradi, e quindi questo vuol dire che è un mezzo, e questo è radice di 3 mezzi. Quindi questo numero qui in forma cartesiana viene fuori un mezzo più i radice di 3 mezzi. Bene, allora proviamo a fare questo conto. Anche questo è un conto che spesso vi do un numero complesso, fate un conto con un numero complesso. È una parte di un esercizio più complicato, ma adesso questo lo possiamo fare. Allora, quanto viene? Allora dobbiamo fare 1 più i mezzo radice di 3 mezzi più i mezzi, no? Questo è la x, quindi qua dunque era questo qui, quindi 1 più, allora devo moltiplicare questo per i, quindi viene meno un mezzo, poi moltiplico questo per i, quindi più
i radici di 3 mezzi. Poi sotto dobbiamo fare invece la somma, un mezzo meno i radici di 3 mezzi. Ok? Adesso mi sembra che torni. Va bene, allora facciamo il conto sopra. Un mezzo più i radici di 3 mezzi. Sotto invece abbiamo 3 mezzi meno i radici di 3 mezzi. Allora, come facciamo a fare il rapporto di questi due numeri complessi? Ma siccome poi dobbiamo fare il logaritmo, non vi ho ancora spiegato come dovremmo fare il logaritmo di un numero complesso, perché stiamo facendo tutta una serie di operazioni con numeri che non sono numeri reali come normalmente facciamo, ma con numeri complessi. Allora, adesso cosa facciamo? per calcolare questo rapporto, la maniera più comoda è cercare di metterlo in forma esponenziale. Mettiamolo in forma esponenziale. Allora, questo qui che numero è? Allora, qui che cosa è successo? Dunque, per mettere in forma esponenziale cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare il modulo di questo è 1, e poi qual è l'angolo corrispondente? L'angolo corrispondente in questo caso è un mezzo, dice 3 mezzi, e quindi è 60 gradi, quindi è alla i pi greco terzi. Sotto c'è un altro numero, mettiamo anche quello in forma cartesiana, in forma esponenziale. Allora dobbiamo fare il modulo di questo, diciamo un attimo il modulo, questo sarebbe 9 quarti più 3 quarti, 9 quarti più 3 quarti viene 12 quarti, quindi 3, quindi il modulo è radice di 3. Mettiamo radice di 3. Poi come facciamo a calcolare l'angolo? Allora guardate, potete fare con le formule che vi ho dato, ma dovete cercare di estrarre la parte diciamo di modulo 1, quindi questo numero qui, se raccogliete radice di 3, che cosa, se raccogliete il modulo, che cosa vi viene? Viene radice di 3, qua viene radice di 3 mezzi meno i mezzi. E quindi anche questo riconoscete, riconoscete che cosa? Che angolo corrisponde a questo numero complesso qua? Questo adesso è di modulo 1, meno pi greco sesti, bene, allora quindi è alla i meno pi greco sesti. Bene, quindi in questo esercizio qua abbiamo visto questa sostituzione e poi c'è questa formula qua. E adesso la stiamo applicando, nell'applicarla facciamo un esercizio sul numero 1. Facciamo ancora un passaggio per metterlo nella forma finale, 1 su radice di 3, poi bisogna mettere l'esponenziale, qui utilizziamo le proprietà delle esponenziali, pi greco terzi più pi greco sesti fa 2 sesti più 1 sesto, 3 sesti pi greco mezzi. Va bene? No? Pi greco terzi abbiamo fatto più pi greco sesti. 2 se, no, 2 sesti più. Bene? 60 più 30 fa un piccolo. Va bene, allora adesso l'esercizio su numeri complessi è finito. Quindi qui adesso dovremmo cercare di calcolare il logaritmo di questo numero. Secondo voi il logaritmo di un numero complesso messo in questa forma quanto sarà uguale? Ah? Sì, c'è anche questo coefficiente qui davanti. Allora, il logaritmo, questo non l'abbiamo fatto, ma il logaritmo di un numero complesso è la scelta del simbolo esponenziale, è stata fatta proprio per agevolare poi questo tipo di conti, perché è vero, il logaritmo di un numero complesso uno si comporta come fa con l'operazione normale del logaritmo. Il logaritmo è un prodotto, la somma dei logaritmi, quindi qua quando fa il logaritmo verrà il logaritmo di 1 su radice di 3. Anche qui non l'abbiamo fatto, anche questo si trova in questa informazione, e quando uno poi le scrive non gli sembrano poi così assurde. Bene?
le cose sono leggermente più complicate da come ve l'ho detto, però adesso possiamo accontentarci di questo. Il logaritmo di questo è il logaritmo di un solo c 3 più i volte pi greco mezzi, va bene? Allora adesso il numero ce l'abbiamo e dobbiamo solo metterlo qui dentro e abbiamo finito il conto. Siamo stati in grado di calcolare l'arco tangente per un numero complesso, è venuto fuori quello. La moltiplicazione, scusa? Sì, sì, adesso la facciamo. Adesso questo qui era solo il logaritmo, abbiamo fatto questa parte qua. Allora, qui abbiamo... Silenzio. Allora, 2 su i, e poi ci abbiamo l'arco tangente, la definizione ve l'ho data lì, è 1 su 2i, e poi c'è il logaritmo di quel numero che abbiamo calcolato, che è questo qua. Logaritmo di 1 su radice di 3 più i pi greco mezzi. Per i più distratti, è vero che sto facendo un esercizio che non comparerà mai così nel compito, ma nell'esercizio stavo facendo dei singoli pezzi, quelli sì che invece possono comparire. Per esempio, arrivati a questo punto, possiamo fare il conto e arrivare alla fine. Allora, vediamo un po', questo qui, questa parte qua, questo per questo per questo, quanto fa? Il 2 si semplifica, i per i fa meno 1, meno logaritmo di 1 su radice di 3 fa logaritmo di radice di 3. Poi, questo per questo per questo, quanto fa? Fa... Allora viene i per i meno 1, il 2 va anche via come prima, adesso lo scrivo meno i pi greco mezzi, ma c'è... Ah sì, ok. E poi adesso devo fare ancora questo per questo qua, e verrà meno pi greco mezzi su i. No? Ho fatto sto prodotto qua, guardate le parentesi. Beh, in realtà diciamo sto facendo tanti sforzi, però per una cosa che quanto dovrà fare questo? Zero. Perché dovrà fare zero? Ma diciamo, innanzitutto saranno numeri complessi, sono complessi puri questi, no? È i per un numero reale, adesso sta i sta sotto, ma quando uno ha i sta sotto potete moltiplicare sopra e sotto per i e verrà fuori più pi greco mezzi. Bene. Ma perché dovrà fare zero la parte immaginaria? Ma insomma, io ho usato sto trucco di numeri complessi, l'integrale però è un integrale reale, nel risultato non può venire fuori un numero complesso. Quindi il risultato deve essere un numero reale, e il numero reale è proprio questo qua, questo è il risultato finale, il logaritmo di radice di 3. Poi questa parte qui deve annullarsi. Se usate Derive, Maple o altri algoritmi per trovare le primitive di alcune funzioni, potrebbe capitare che quando fate la primitiva, non è questo caso, vi dia una funzione che voi non riconoscete, va bene? Può essere una funzione strana, perché oltre alle funzioni diciamo elementari ci sono altre funzioni che sono convenienti da usare, ma potrebbero venire delle funzioni che voi conoscete ma con i numeri complessi di mezzo, esattamente come abbiamo fatto noi qui. È venuto fuori l'arco di calcolare l'arco tangente per un numero complesso. Questo è normale, in alcuni algoritmi, per alcuni calcoli primitivi potrebbe capitare questa cosa qui, perché le funzioni elementari si possono calcolare anche per alcuni numeri complessi. Quindi il risultato finale è il logaritmo di radice di 3. E il conto è stato fatto in questa maniera, sfruttando la variabile complessa. L'esercizio che abbiamo visto in quell'esercizio là, erano contenuti due esercizi, uno sul calcolo integrale e uno sui numeri complessi, va bene? Quindi adesso provo a fare un altro integrale. Thank you.
Allora, dunque, allora, esercizio, sapendo che questa integrale fa questo, quanto fa quest'altra integrale qua? Allora, questo è un esercizio simile, l'abbiamo fatto qualche lezione fa. L'obiettivo qual è? Non è tanto di trovare una primitiva di questo, perché non la troverai mai, perché non c'è una cosa che facile, cioè un'espressione che dipende da funzioni, solo funzioni elementari, ma bisogna seguire il consiglio, ricondurre questo a quest'altro. Bene. Allora, che cosa bisogna fare? Bisogna individuare una sostituzione che renda questa integrale simile a questo. Allora, come fate a individuare la sostituzione? Beh, allora, dunque, innanzitutto qui c'è x, ma dovrà venire fuori un quadrato. Qui non c'è un denominatore, qui c'è una radice, insomma. Che la sostituzione fareste voi? Qualcosa che ha a che fare col quadrato, dai, ce la puoi fare. Radice di x più 1 è uguale a t. Adesso che lo dica Mancuso, diciamo, c'è da fidare, insomma. Però diciamo, ma perché proprio così? Allora, guarda questo e guarda quest'altro. Se tu devi fare, allora, innanzitutto l'esercizio ti dà un consiglio, non per fregarti ma per aiutarti. Devi ricondurti a questo. La variabile quindi che usi qua, x, qua poi per nella trasformazione che dovrai fare, qua dovrà venire fuori un quadrato, va bene? Dovrà venire fuori un quadrato. Quindi, al limite, non vuoi fare questa, potresti fare questa qui, va bene? Come primo tentativo, va bene? Almeno una cosa così deve essere, no? Se voglio che qua venga fuori un quadrato. Poi c'è il fastidio che qui c'è radice di x più 1, capite che è un po' antipatica sta cosa qua, qui c'è radice di x e qui c'è radice di x più 1, no? Per ne fare la sostituzione qua dovrebbe di quadro più 1, poi bisogna fare la radice, è brutto. Capisci subito che se devi fare questa sostituzione avrai, qui risolverai il problema, qui invece ci avrai dei problemi perché poi devi aggiungere anche 1. Beh, allora aggiungercelo subito, no? Aggiungerlo subito. Va bene, allora vediamo un po' che cosa succede se facciamo questa sostituzione qua. Allora, se facciamo la sostituzione, l'integrale che cosa viene fuori? Meno 1 più infinito e alla... Dunque, allora vediamo un po', allora da qui cerchiamo di ricavare x. Allora qua viene t quadro uguale a x più 1 e quindi x uguale a t quadro meno 1. Adesso capirete perché questo 1 infilato qui è meglio che risparmiare, che fare questa soluzione qua così. Perché questa è meglio di quest'altra. Allora, quando tu sostituisci, qua sopra ti verrà e alla meno t quadro più 1, perché c'è il segno meno. Bene. Allora, come vedete, no? Avete capito? Se le difficoltà le spostate, volete una soluzione più semplice, va bene? Qui sopra sarebbe venuto proprio e alla meno t quadro, una cosa forse più comoda, però sotto invece la radice rompeva le scale. Se invece fate questa, la difficoltà invece di averla sotto l'avete sopra, va bene? Ma scrivere e alla meno t quadro più 1, come si potrebbe riscrivere questo per avere solo e alla meno t quadro? E che moltiplica, e quindi questo... E quando avete una costante che moltiplica in un'integrale, va bene, quella la porterai fuori, quello non è un problema, quello non è un problema. Qui sotto, allora, qui abbiamo, questa è la t, abbiamo fatto tanti sforzi per ottenere la t, e c'è ancora il dx che ci serve, dx uguale a 2t dt. Va bene, e come vedete nella sostituzione del differenziale sta costante additiva non ha avuto nessuna influenza, anzi praticamente in questa costante qui aggiunta c'è di mezzo una traslazione, va bene, quindi l'integrale non è che subirà grandi mutamenti se tu lo trasli. Va bene, allora sostituiamo anche questo e allora a sto punto diventa semplicissimo. Allora, ah no, dobbiamo anche cambiare gli estremi di integrazione, perché abbiamo detto che t uguale a radice di x più 1, qui abbiamo la x quando x uguale a meno 1, la t uguale a 0. No, dovete anche cambiare gli estremi di integrazione, quindi quando x varia tra meno 1 e più infinito, t, che è uguale alla radice di x più 1, la radice di x più 1 è una funzione crescente, varia tra 0 e più infinito.
Allora, questi si semplificano, e il problema del denominatore e dell'esponente che non è un quadrato è risolto. E quindi qua viene fuori 2e integrale 0 più infinito e alla meno t quadro del mondo. Notate che abbiamo fatto un po' di pensierini per ricavare la soluzione, ma una volta azzeccata la soluzione, che è una dimostrazione, diciamo, di che sensibilità hai di fronte a questi problemi, i passaggi sono 1, 2. Adesso questa integrale qui, rispetto a questo, com'è? Qui ti viene richiesto un ulteriore sforzo. Che funzione è questa? Questa è una funzione pari. Funzione simmetrica rispetto alla x, una funzione famosa questa, no? La funzione a campana così, non l'ho mai vista, oh, te la faccio vedere, e la vedrai molto, molto presto in altri corsi. È una funzione fatta così, una funzione simmetrica pari, se tu la integri da meno infinito a più infinito, se tu la integri su una metà, no? Da zero a più infinito rispetto alla simmetria, verrà fuori la metà di questa. E quindi qua l'integrale è 2 per e radice di pi greco mezzi. Questo si semplifica, sto più i mezzi, togliamolo, se non faccio altri danni. E quindi il risultato finale è e per radice di pi greco. Bene? Ricapitolando. Bene? Domande? Vediamo quest'altro che mi è stato chiesto ieri. Equazione differenziale chiede il limite per x che tende a più infinito di x e y di x. Bene? Allora, è un'equazione differenziale lineare, bene, non è a coefficienti costanti perché c'è la x qua, quindi dobbiamo farla col fattore integrale. Controlliamo che sia in forma normale, sì, c'è y', poi ax, poi f di x. Davanti a y' non ci sono altri coefficienti, quindi ax è veramente 2x. Dobbiamo fare la primitiva per calcolare A, una primitiva che è x quadro, poi il fattore integrante sarà e alla x quadro, e alla x viene e alla x quadro. Scriviamo la formula della soluzione, anche qui la memoria ti deve aiutare e se non ti aiuta la memoria dovresti ricordarti almeno l'idea della dimostrazione, bene? Allora, che cosa si fa? Si dovrebbe moltiplicare tutto per e alla x quadro. Qual è il motivo di questa moltiplicazione? È rendere il primo membro la derivata di qualcosa. Quindi verrà fuori un integrale, se voi moltiplicate per e alla x quadro verrà 3e alla x quadro dx, poi c'è la costante, e poi davanti, quando avrai qui la e alla x quadro che è rimasto, riportando dall'altra parte, dovrai dividere per e alla x quadro. Questa è la formula che sta sulle dispense. Va bene? Ecco, adesso c'è questa costante, cerchiamo di inglobare dentro anche la condizione iniziale. Come si fa? La formula c'è anche questa sulle dispense, ma non è che bisogna memorizzarla, cioè ricordarla a memoria. A me no, io non ce la farei a ricordare la memoria. Cerca di ragionare su quello che è il significato di questa condizione iniziale. Tu vuoi che per 0 faccia 2, va bene? Allora, innanzitutto qui ci devi mettere adesso delle variabili. Allora, qui ci metterai 0 perché è x con 0 iniziale e qui devi arrivare fino a x, va bene? Che questa è una funzione di x, se tu scrivi solo l'integrale così, dove sta la dipendenza di x? Certo, non questo x che sta qua dentro, che è l'x che realizza l'integrale, ma l'estremo, va bene? Allora, se lo lasci così, diciamo, quanto vale in 0 questa funzione qua? L'integrale tra 0 e 0, questo pezzo qui fa 0, qui ci sarebbe c, e questo qua farebbe 1,
Allora, tu vuoi che in 0 faccia 2? Benissimo, allora è il posto di C, ci metti 2. Così sei sicuro che in 0 farà 2 questa cosa, no? Controlla. Quando metto x uguale a 0, l'integrale di una funzione continua da un punto a se stesso è 0, no? L'area, diciamo, se l'intervallo ha la base di lato 0 è 0. Quindi questo fa 0 più 2 viene fuori esattamente 2. Quindi questa qui è la soluzione di questo problema qua. Uno dice, vabbè, adesso normalmente che cosa accadeva? Dovevo svolgere l'integrale, va bene? Dovevo svolgere l'integrale. E chiaramente la presenza di era x quadro dovrebbe farti capire che tu questa primitiva probabilmente non la devi cercare, perché non ci sta, non la puoi fare, va bene? Allora dice, esercizio cattivo? No, esercizio più semplice, perché io non ti chiedo di fare questo lavoro qua. Qui magari ci potrebbe essere una cosa da integrare che ti porta via dei passaggi, va bene? Ma la cosa che ti ho richiesto non richiede, diciamo, la primitiva di questa funzione qua. Perché? Guardiamo cosa ha richiesto. La richiesta è calcolare questo limite. Allora, calcoliamo questo limite. Anzi, scusate, il testo era y di x che non dice. Allora, calcoliamo questo limite, solo y di x. Allora, y di x, allora devo fare il limite per x che tende a più infinito. Limite per x che tende a più infinito di integrale 0x 3. Allora, il 3 lo posso portare fuori, va bene? E allora x quadro dx più 2. Questo è il numeratore e qui c'è e alla x quadro. Allora, perché l'ho scritta così? Allora, guardate, qui era scritta così. Adesso qui l'ho scritta in quest'altro modo. Perché l'ho scritta in questo modo? Perché? Cosa c'è? Fate domande. Adesso veramente, diciamo, se non l'hai fatta adesso, non so quando ci sarà l'altra occasione. Questa è l'espressione della funzione. Devo fare il limite per x che tende a più infinito di y di x. Allora, viene fuori questo diviso questo. Perché l'ho messo in questa forma? Perché adesso il limite, ho questa difficoltà sul calcolo della primitiva. C'è un limite che è chiaramente il limite di un rapporto, va bene? Se riconosco che c'è una forma indeterminata, infinito su infinito, 0 su 0, applicherò Hopital, così non solo mi sbarazzerò del limite, ma mi sbarazzerò soprattutto anche dell'integrale. Quando faccio la derivata dell'integrale, va bene? Della funzione integrale, ritroverò la funzione stessa, no? Perché questa è la definizione di integrale. Trovare la primitiva vuol dire trovare la funzione che derivata ti dà questa. Allora, se tu derivi quella lì, troverai questa. Non è necessario che tu mi esibisca la f grande di x. Se poi la derivi, fai un passaggio e poi torni indietro. Allora, applichiamo. Allora, perché è una forma indeterminata? Questo bisognerebbe dirlo. Perché è una forma indeterminata? Questo tende a più infinito. Questo, quando x tende a più infinito, tende a più infinito perché? Ma scusa, sta integrando e alla x quadro, che è una cosa che va infinito velocissimamente. Lo integri da 0 a più infinito, è come se tu valutassi l'area tra 0 e più infinito di questa funzione qui. Sicuramente non è convergente, non è che devi fare applicare dei criteri strani. È una funzione limitata, da integri è ancora peggio. Quindi è una forma determinata infinito su infinito. Applichiamo Hopital. Quando applichiamo Hopital riusciamo a sbarazzarci del problema, cioè il calcolo di questa primitiva. Allora, qui la derivata di questo è 3 volte e alla x quadro, perché quando integrate tra 0 e x e derivate ottenete l'argomento dell'integrale. Viene 3 alla x quadro, quando derivate 2 ottenete 0, quindi non c'è. E qui sotto invece fate e alla x quadro per 2x derivata di funzione composta, quella normale, va bene? Bene, questo è un limite, guardiamo quello che accade, ci sono delle cose che si possono semplificare, per fortuna questo esponenziale adesso si toglie di mezzo, rimane 3 mezzi su x e quando x tende a più infinito questa roba qua tende a 0, va bene? Quindi il limite è 0, ok? Vediamo questo.
ovviamente cerco di fare esercizi un po' più complicati, perché quelli più semplici dovrebbe esserci la sicurezza. Dunque, vediamo questa serie qua, 2n4 meno 1 meno 2n4 coseno di 1 su n na meno 3 logaritmo n più 4 fattoriale meno logaritmo di n elevato anche questo là. Qui n va da 5 più 3. Allora, se chiedessi la somma della serie sarei veramente cattivo, perché non saprei neanche io la risposta. Se invece ti chiedo per quali A converge questa roba qui, allora diciamo è già più ragionevole. Allora, bisogna aver capito che per le serie, per il calcolo della convergenza, in realtà è un esercizio sull'infinitesimo. Praticamente un esercizio sull'infinitesimo, perché bisogna capire sta roba qui se tende a zero, con che velocità tende a zero, a seconda della velocità decido se converge oppure no. Allora, quindi cominciamo. Allora, vediamo un po', prendiamo solo l'espressione, lasciamo andarselo perdere la serie, perché una volta che voi capite che tutto dipende da come questo termine tende a zero, concentriamoci solo su quello, non è inutile che tipo, anzi è sbagliato portarsi dietro il termine di serie. Prendete questa espressione qui, gli date un nome, non so, f di n, va bene, e adesso facciamo le semplificazioni. È chiaro che qui c'è un sacco di roba per far sì che chi deve fare l'esercizio cominci a buttare via quello che è giusto buttare via, va bene? C'è tanta roba, l'obiettivo è semplificare. Allora, cominciamo, come si fa di solito, dalla parte più semplice. Allora, qui sotto il denominatore n alla a meno 3, quello lo lasciamo così com'è. Tanto sappiamo che l'obiettivo è quello di arrivare a una cosa del tipo, e qui diciamo la teoria, di arrivare a una cosa così. La forma del termine che deve pilotare tutti i passaggi è quella là, no? Questa qui. E quindi lì dobbiamo arrivare. Allora, questa qui è già una potenza di n, quindi quello lo lasciamo così com'è. Allora, qui, attenzione, n più 4 fattoriale, n fattoriale, è vero, n più 4 fattoriale va più veloce di n fattoriale, ma qui c'è una sottrazione, va bene? C'è una sottrazione e c'è soprattutto di mettere un logaritmo, e quindi non è così sicuro che questo qui si possa prendere e buttare via questo, va bene? Bisogna fare un po' di attenzione. Se è possibile, come in questo caso, meglio fare dei conti esatti finché si può e poi togliere quello che è superfluo. Qui c'è una sottrazione, sapete che la sottrazione è un'operazione pericolosa, perché? Perché nella sottrazione della roba che voi pensate sia importante può darsi che si semplifichi, va bene? E infatti qui accade proprio questo, quindi conviene qui in questa sottrazione scriverlo prima come rapporto, va bene? E quando scriveremo come rapporto avremo n più 4 fattoriale diviso n fattoriale e lì possiamo fare le semplificazioni che vogliamo, semplificazioni esatte. Allora, qui cosa verrà? Verrà il logaritmo. Allora, dovrei scrivere n più 4 fattoriale su n fattoriale, va bene? In questa differenza qua, in questa, facciamolo un attimo qui, n più 4 fattoriale su n fattoriale, ma questo dovrebbe essere questa roba qui. Come va? Allora, innanzitutto qui sopra sopravvivono nella semplificazione n più 4, n più 3, n più 2, n più 1. È inutile stare a scrivere tutto quanto, va bene? In questo prodotto, quando dovrò fare il prodotto, non ci sono più adesso sottrazioni. Quindi il termine che rimane in questo prodotto che non scrivo, n più 4, n più 3, n più 2, n più 1, sono i termini principali quelli che giocheranno un ruolo fondamentale. Quindi il termine principale di questo rapporto, che è un polinomio di quarto grado, va bene? Sarà n per n per n per n, cioè n alla quarta. Non occorre che stai a scrivere tutto quanto, è n alla quarta. Questo sarebbe n più 4 per n più 3 per n più 2 per n più 1. È inutile che svolgi tutto il prodotto, perché la parte più complicata con tutti i coefficienti da determinare sta sotto n alla quarta. N alla quarta se li mangia tutti questi. Quindi viene fuori n alla quarta. E quindi qui ci puoi mettere anche subito n alla quarta. Non mi offendo se fai così. E quindi qui ci metti ancora elevato la a, perché insomma si butta via, ma quello che non si può buttare via. E diciamo, adesso che avete n alla quarta qui,
diciamo il 4 si potrebbe anche portare fuori, fatemelo portare fuori, 4 alla A, va bene? Allora qui che cosa è importante? Il 4 alla A, il 4 alla A è un numero, va bene? A è vero, può cambiare, ma sempre un numero rimane, una costante, non è quello importante. La cosa importante è sto logaritmo di n alla A, quello sì, questo rientra in una una cosa così. Va bene? L'abbiamo scritto, però diciamo poi lo riassumeremo con una costante che moltiplica, non è quella parte sola. La parte importante è adesso avere estratto da questa informazione qui logaritmo di n alla a. Quella è la cosa importante. Occupiamoci del numeratore, che non promette niente di buono. Allora, se qui, diciamo, dunque vediamo un po' che cosa succede qui sopra. Allora il coseno di 1 su n è un infinitesimo, non un infinitesimo, scusate, è, diciamo, ha una certa un certo sviluppo, eh? Scriviamolo coseno di 1 su n e devo pensare al coseno di x, bene, quando x tende a 0, anche qui lo sforzo è n tende a più infinito, ma non è n importante, è quello che è l'argomento del coseno che è importante. Quando n tende a infinito, 1 su n è un infinitesimo, e quindi il coseno infinitesimo lo sappiamo scrivere. Scriviamo un po' di termini, per esempio 1 meno x quadro mezzi, va bene? O ci mettete puntini, o ci mettete la tilde, eccetera. Allora, adesso è chiaro, qui c'è la difficoltà, qual è? Fin dove devo spingere sullo sviluppo perché qui mi venga una cosa giusta? Allora, qui ci sono un po' di situazioni, quindi bisogna stare attenti. Qui c'è un termine, un altro termine, che verrà sottratto a quello che avremo da questa parte. Allora, scriviamo. Allora, scriviamo un po' questo qua. Allora, 2n quadro meno 1, sottrazione. Devo fare i conti giusti. Allora, meno 2n quadro. Allora, qui cominciamo a sostituire. Allora, 1 ce lo mettiamo. Meno... Allora, poi dovrei mettere 1 su n, qui avrei 1 su 2n quadro, va bene? Allora, attenzione, adesso non sono sicuro se fermarmi qui o proseguire, ma vediamo un po' se lasciassi le cose così che cosa accade. 2n quadro meno 2n quadro, quelli vanno via, va bene? Poi c'è un meno 1 e poi c'è un più 1 qua. No? Meno 2n quadro per questo fa più 1, un'altra sottrazione 0, non posso sostituire qua 0, bene? Posso 0, un'informazione troppo rozza, 0 vuol dire una cosa che tende a 0, ma se non so la velocità non me ne faccio niente di queste informazioni qui, non ci faccio proprio niente, quindi è meglio aggiungerci un termine e il prossimo termine è x alla quarta su 4 fattoriale che vale 1 qua. E allora qui avrai più 1 su 24 n alla quarta. E qui ci fermeremo sicuramente, va bene? Qui mettiamo questo così per fermarci. Qui allora sì che possiamo fermarci. Perché puoi fermarci? Perché dopo questo delirio di semplificazioni qualcosa rimane. E quella parte che io tolgo, perché io sto togliendo qualcosa al coseno, è controllata da questo termine qua, perché sono tutte cose di ordine superiore, va bene? Devi spingerti in maniera tale che se delle cose si semplificano rimanga qualcosa, non può rimanere zero, se rimane zero non puoi sostituire qui zero, perché dici solo che quello è infinitesimo, non dici con che velocità. Allora, quindi qui diciamo il calcolo è fatto così e la motivazione di spingersi fino a quel punto è che ci sono queste semplificazioni prima. E allora questo come va? Allora, va così che diciamo qui le semplificazioni ci sono, quindi questi vanno via con questi, quindi questo e questo vanno via con questi due. E poi rimarrà meno un dodicesimo n al quadrato. A noi che cosa ci interessa? Il dodicesimo? No, ci interessa l'n quadro, va bene? Diciamo anche il segno, siccome sappiamo che queste cose qui, questo argomento del confronto asintotico andrebbe fatto per serie di segno costante, va bene?
il segno costante. Poi se questo segno è positivo o negativo è indifferente. Quindi meno, anche quello non è preoccupante. Sarebbe preoccupante se ci fosse un meno 1 alla n, allora sì, perché il segno cambia infinite volte. Ma se è un segno costante è meno, fa niente. Quindi qui ci mettiamo meno 1/12 per 1 su n quadro. E riassumiamo tutto in questo modo. Costante, per dire c'è una costante che però non servirà a niente, diviso che cosa? Allora, questo 2 che va sotto somma, no? Quindi viene a meno 1, n alla a meno 1, Moltiplicare sopra per 1 su n quadro vuol dire come moltiplicare n quadro questo, e poi qua c'è il logaritmo di n alla a. Questa è l'informazione che ci serve. E il c, appunto, lo lasciamo così com'è. Adesso ci ricordiamo la teoria. Quando è che, adesso la forma l'abbiamo ottenuta, quando è che questa roba qui converge? Ecco, attenzione, qui la a sta sia su questo che su questo, ma basta scrivere la condizione di convergenza e poi le cose vengono da sé. Allora, qual è la condizione di convergenza? A meno 1 maggiore di 1 oppure reticoli li avete fatti? E allora si va bene. Allora, A meno 1 maggiore di 1, no, scusate, uguale a 1 e A maggiore di 1. Allora, o questo qui è maggiore di 1 oppure questo qui è uguale a 1 e questo è maggiore di 1. Bene? Silenzio preoccupato. Ci siete? La traduzione di questo, va bene? L'ho scritta qua. Sapete che lambda ha precedenza su l'or, A maggiore di 2 oppure A uguale a 2 e A maggiore di 1. Questa qui come si può semplificare? Dire che A è uguale a 2 e A è maggiore di 1, basta dire che A? Solo questo, solo A uguale a 2, no? A uguale a 2. A uguale a 2 e A maggiore di 2, allora sì, A è maggiore di 2. A maggiore uguale di 2. Bene? Non servono i reticoli. Ok? A maggiore uguale di 2. Se uno qui non gli piace così, dice A meno 1 maggiore di 1, cioè A maggiore di 2. Poi il dubbio che cosa succeda per l'uguale gli deve venire. Se A è uguale a 2, che cosa succede? Qua verrebbe A verrebbe n per logaritmo di n al quadrato in questa conversione, anche il uguale deve mettere giù. E comunque se sbaglia qui mi mette solo maggiore, perderà mezzo punto. Però mezzo punto qua, mezzo punto là. Non funziona. Ma dai, sono schermato due. Quindi allora vediamo questo. Tipo ti do z, calcolo di z alla 2007-2008 e allora costringe tutti quanti a fare un po' di conti, voi e io per controllare, oppure uno dà un esercizio un po' così dove in realtà i conti da fare sono pochini e deve solo un po' ragionare, deve fare un disegnetto. Bene, ovviamente per fare su questo. Allora, esercizi così li abbiamo visti. Allora, questo è un insieme, questo non è un insieme di numeri complessi, attenzione, questo è un insieme di numeri reali, numeri reali maggiore o uguale di 0, perché il contenuto di questo insieme, se voi leggete quello che sta scritto, è i numeri che stanno qui dentro sono distanze tra numeri del tipo W, quello sì che è complesso, e numeri del tipo Z. Bene, questo è un insieme di numeri reali maggiore o uguale di 0. Di questo insieme numeri reali io ti chiederò l'estremo inferiore e l'estremo superiore, va bene?
Intanto vediamo che insieme viene fuori, poi cerchiamo di capire se questa domanda è veramente così difficile. Allora, adesso bisogna un po' capire questi insiemi di che cosa si tratta. No, bisogna cercare di tradurre queste condizioni in una cosa facile per poi calcolarci queste. Allora, cominciamo da quella più semplice, questa qua. Z meno 1 alla quarta uguale a meno 4. Allora, questo mi deve far ricordare qualcosa. Io ho visto tanti esempi di cose del tipo numero complesso alla quarta uguale, per esempio, non so, a meno 4. Questo l'ho visto, va bene? Qui c'è z meno 1, è un problema? No, perché tu intanto calcoli queste e poi farai la traslazione che è necessaria, va bene? Questo vuol dire, l'operazione più esterna vuol dire calcola le radici quarte di meno 4 e poi fai la traslazione, va bene? Trasla tutto. Allora, intanto calcoliamo le radici quarte di meno 4. Qui come si fa? Qui c'è una procedura da seguire, però c'è anche una maniera per visualizzare il conto che facilita, insomma, i calcoli. Allora, meno 4, allora, questa circonferenza che ho fatto è la circonferenza dove voglio mettere tutte le radici. La teoria mi dice questo insieme qui è un quadrato, va bene? È un quadrato. Sono i vertici di un quadrato, devo un po' capire che raggio ha questa circonferenza e poi devo posizionarli. Allora, qual è la, diciamo, intanto il raggio di questa circonferenza che ho fatto? Sarà la radice quarta del valore assoluto di meno 4. Il valore assoluto di meno 4 è 4, la radice quarta di meno 4 e la radice quadrata di 2. Quindi questa circonferenza dove piazzerò queste radici ha raggio radice di 2. Poi come faccio a mettere in posizione? Allora, devo ricordarmi che cosa? Che quando faccio l'operazione di estrazione di radice, io che cosa faccio? Prendo l'argomento di meno 4 e lo divido per 4. Questa è l'operazione di radice. Questa è l'operazione di radice, no? Come faccio? Devo elevare a un quarto. Elevare a un quarto vuol dire prendi l'argomento e lo dividi per 4. Qual è l'argomento di meno 4? Meno 4 dove sta? Starà qua giù, va bene? Che argomento c'ha? L'argomento è l'angolo, no? È pi greco, va bene? E quindi se devi fare la radice 4, devi fare il pi greco diviso 4. E quindi, dove stanno le radici? La prima sta qua, questa è pi greco 4. E poi completi il quadrato, dove saranno le altre? Insomma, saranno qua, qui, qua. Va bene? Allora, va bene, qual è l'espressione dei numeri che stanno qua? Allora, diciamo, quelli di modulo 1 è, l'avete visto centinaia di volte, è 1 su radice di 2 più i 1 su radice di 2, no? Perché coseno di pi greco quarti e seno di pi greco quarti 1 su radice di 2. Questo se fosse di modulo 1, siccome li devi mettere sulla circonferenza di raggio radice di 2, dovrai moltiplicare tutto quanto per radice di 2. Questo è, diciamo, il ragionamento che fa. E quindi questa radice di 2 rende tutto molto più semplice, perché questo è 1 più i, e una volta che ne hai beccato uno, becchi anche tutti gli altri, perché adesso senza fare errori, questo sarà meno 1 più i, oddio, meno 1 meno i, e questo è 1 meno i. Bene? Allora, questo è w, va bene, adesso qui non bisogna confondersi con questa traslazione, che quando noi dice traslazione, fiuta la fregatura, a destra o a sinistra, no? Ma guarda quello, la sostituzione che hai fatto formalmente, qual è? È W uguale a Z meno 1, va bene? E tu cosa hai trovato? Il W. E allora se ti interessa Z, W più 1 uguale a Z, va bene? Quindi vuol dire che devi aggiungere 1 a tutti questi numeri che hai trovato. Non c'è fregatura. La sostituzione che tu fai è questa qui. Formalmente W uguale a Z meno 1. Tu trovi W, vuoi Z. E allora te fai il conto espliciti, non c'è modo di sbagliare. Bene, allora questo insieme qui, quindi che insieme è, adesso lo possiamo scrivere, quindi dobbiamo aggiungere 1 a tutto quanto, quindi se aggiungiamo 1 a tutto quanto troveremo I meno I, poi cosa c'è? 2 più I e 2 meno I. Questi sono i quattro numeri, che fossero 4 lo sapevamo già da questa forma. I numeri esattamente sono questi che abbiamo scritto. Adesso vediamo un po' questa parte qua. Allora, cos'è questa roba qua?
Se uno mi parla in circonferenze, vuol dire che non ci siamo, va bene? Perché? Perché non c'entrano le circonferenze, in questo caso. Se tu scrivi W uguale a 4, questa sì è una circonferenza. Perché è una circonferenza? Non perché l'hai imparata a memoria, ma perché riconosce nel valore assoluto del numero complesso la distanza da 0. Se tu imponi che la distanza da 0 sia uguale a 4, stai parlando della circonferenza di raggio 4. Va bene? Questa relazione qui non è che questa qui è uguale a un numero fisso e questo qui non ha un numero fisso. Questa è un rapporto, cioè è una relazione tra due diverse distanze. La distanza da 0 e la distanza da 3 mezzi. Adesso vediamo un po' se questo valore assoluto, questo coniugato è intanto una complicazione. Anzi, preoccupiamoci subito di questo problema. Questo coniugato è una complicazione? Non è una complicazione, perché tu lo puoi togliere. Questo è uguale anche a questo. Che passaggi ci sono sotto a questa operazione? Ma perché, parti da questo, se tu fai il coniugato di tutto quanto, la distanza non cambia, tra questo e questo, devi cercare di dare un significato geometrico a questa cosa. Questa è una distanza, va bene? È una distanza da qualcosa? Beh, allora se fai il coniugato, la distanza rimarrà la stessa. Il coniugato che proprietà c'ha? Che si può scaricare sui singoli termini. Questo sarà il coniugato di W e il coniugato di meno 3 mezzi. Allora, il coniugato di un numero reale è il numero reale stesso. Quindi questa roba qui è esattamente la stessa identica cosa. Questo qui, coniugato di W meno 3 mezzi, non è uguale a W meno 3 mezzi, ma quando fai il valore assoluto, queste cose sono uguali, va bene? Quindi, se qui ci fosse o non ci fosse il valore assoluto, scusate, coniugato, le cose non cambiano, perché qui c'è un numero reale, va bene? Va bene, allora qui stiamo parlando in realtà dell'insieme W minore di W meno 3 mezzi. Questa è la nostra... Allora, adesso qui ci sono due strade. Allora, ci sono quelli che amano l'algebra, che fanno W uguale a x più y, va bene? Che va benissimo, va bene? Fate la soluzione e vedete quello che viene fuori. C'è quello che magari dopo la centesima volta che ha visto questo esercizio, cioè questo tipo di relazione, perché l'abbiamo visto anche in altri casi, cerca un po' di capire cosa ci sta sotto, no? Allora, vediamo un po', questa è la distanza da 0, questo è 0, questa è la distanza di W da 3 mezzi, no? Quando scrivete W meno Z, che è la stessa cosa che sta scritta qua, stiamo calcolando la distanza tra W e Z, va bene? Tra il punto del piano W e il punto del piano. Quindi questa è la distanza da 0 e questa è 0. Questa è la distanza sempre dello stesso numero, cioè W da 3 mezzi. 3 mezzi sta qua. Bene. Cosa c'è scritto qua? Quali sono i numeri che sono più distanti da 3 mezzi piuttosto che da 0? Che numeri sono? Allora, che numeri sono? Allora, se su due dimensioni non ce la fai, tanto guarda sulla retta reale che cosa potrà succedere. Quali sono? Questa ti sta dicendo, io voglio i numeri che hanno una distanza da 3 mezzi maggiore di quella che sta da W. Allora, vediamo un po' l'uguaglianza dove sarà, dove si realizzerà. Beh, direi in mezzo, no? In mezzo a 3 quarti ci avrai che le due distanze sono uguali, va bene? E invece per essere più distante da che parte devo stare? Da questa parte o da quest'altra? Verso 0 o verso 2 mezzi? O verso 3 mezzi? Allora, mettiamo che tu prendi 3 mezzi, se tu metti qua dentro 3 mezzi è realizzata questa disuguaglianza, no? Tu metti 3 mezzi, qua viene 0, qua viene 3 mezzi. Se deve essere più distante da 3 metri, devi prendere quello che sta più lontano da 3 metri. Quindi in realtà sono questi qua, questi numeri qui sono più distanti da 3 metri piuttosto che da 0. Va bene? E questo è un risultato unidimensionale, ma in realtà, diciamo, se tu prendi un punto, no? E vuoi capire se la distanza da 3 metri è più grande da 0, voglio dire, ci sarà, no? La parte da una parte di qua e la parte di quest'altra parte. Qual è, diciamo, la divisione tra questi due? È quelli che realizzano l'uguaglianza. Insomma, la distanza da due punti direi che è l'asse del segmento, no? Se non mi dite come ho mai sentito parlare l'asse del segmento, perché non,
non va bene. Attenzione, non è che io non faccio passare la gente nel 2 se non sa l'asse del segmento, dovrei farlo, va bene? Perché tanto comunque c'è quest'altra strada, va bene? Comunque c'è quest'altra strada. Ma a chi sa, questa cosa io lo voglio premiare, va bene? Quindi quello che sa questa cosa qua e dice, senza far nessun conto, qui stiamo parlando di un semipiano, cioè di questo semipiano qua, perché? Perché il ragionamento geometrico ve l'ho spiegato, io lo voglio premiare, va bene? Perché è così che si fa, cioè normalmente si farebbe così, se tu non riconosci questa cosa e fai, e diciamo, e questa è l'ultima spiaggia, va bene? L'ultima spiaggia è non so interpretare questa cosa qua, faccio soluzione, va bene? Puoi fare anche così, però lasciatemi premiare quello che fa subito questo salto, va bene? Poi se questo qua che fa così lo fa bene, gli do 4, non è 4 nel senso 4 su 4, va bene? Non nel senso antico, diciamo. No, tutto il punteggio che vuole, va bene? Ma quello che risparmia tempo, poi se lo userà come gli pare, va bene? Quindi questo insieme qua e questo semipiano qua, siccome è il maggiore stretto, devo pensare a questo semipiano senza la linea di divisione, perché lì è realizzata l'uguaglianza. Da quest'altra parte qui, diciamo, invece è realizzata la disuguaglianza. Se già capite che è l'asse segmento e dovete scegliere solo la parte, visto che ci siamo confusi prima, prendete un punto. Qual è la cosa più semplice da fare? Prendete un punto, il punto più facile, 0. Voglio sapere se siamo da questa parte o da quest'altra. Prendi 0, lo sostituisci, è verificata la disuguaglianza? Sì, vabbè, allora la parte è questa. Va bene. Prendete un punto e verificate. Se fate la divisione, siete indecisi, ma sarà questa o quest'altra parte? Prendi un punto, lo sostituisci e vedi se quella appartiene insieme o no. E quello distingue tra le due situazioni, no? Va bene. Un minuto e finito. Allora, questo è l'insieme. Questo è l'insieme W. Insieme W e questo insieme qua. L'insieme Z è questo qua. Allora, mettiamolo dentro questo insieme Z. Allora, l'insieme Z è I, che sta qua, meno I, 2 più I, e 2 meno I. Va bene? Ok? L'insieme dei W è quella parte che ho messo qui. Questi puntoni qua che ho evidenziato sono i punti Z. Adesso siamo, diciamo, a tre quarti dell'esercizio, adesso devi interpretare il risultato. Devi pensare a tutte le distanze reciproche che ci siano tra questi punti e calcolare l'infa e il sup. Allora, l'infa e il sup di un insieme di numeri maggiore o uguale a 0 sarà maggiore o uguale a 0 e o infinito, bene, sarà compreso in questo range. Allora, per esempio, il fatto che ci sia un punto che appartiene all'insieme, insomma, che cosa vuol dire? Vuol dire che se io prendo z questo e w lo stesso, perché lo puoi prendere anche lo stesso? Perché questo W che sta qui, I, appartiene sia a questo qua che a questo qua, no? Sì, a tutte e due. Quindi, e qual è la distanza tra due punti uguali? Zero. E sotto zero non puoi andare perché è un insieme di distanze. Quindi l'inf è zero, va bene? Non devi fare nessun conto. L'inf è zero, anzi sarebbe un minimo, se vuoi. Può essere più cattivo, uno dovrebbe mettere anche inf sup e poi minimo e massimo. È 0, va bene? È 0. Poi qual è il sup? Allora, guardate, sup W, guardate un po' quanto avete in disposizione. Sono infiniti punti, posso prendere lontani dallo 0 quanto mi pare. Capite che se voi prendete uno di questi punti e fate variare l'altro, perché diciamo questa distanza qui vi dice prendi W indipendentemente da Z come ti pare e cerca di realizzare la distanza massima e minima. Se li prendi uguali, ti viene 0. Se li prendi con W che va a più infinito da qualunque lato, non so, da questo lato qua, la distanza diventerà illimitata da qualunque altro punto che prendi qua. E quindi il sup sarà più infinito. Sup più infinito. Per spiegare queste cose non occorre che, diciamo, fate a spiegare tanto. Basta, per 0 ve l'ho detto, ci sono due punti che appartengono insieme. Per infinito dite qua, questo è illimitato e questi invece sono un numero finito di punti. Va bene, allora, se ci sono domande venite qui. Venerdì, se avete esercizi da fare, fatemi vedere.